quadri di Salvatore Pupillo, un esponente di spicco e di grande rilievo del XXI secolo, scuola romana, al suo studio a Trastevere, ed è stato talmente gentile, Mara, vuoi venire qui per cortesia? Mara Geraci è un po' la curatrice anche di questa mostra, e abbiamo deciso di iniziare questa mostra di opere di pittori che vivono soprattutto a Roma o nel Lazio, proponendo anche ai nostri soci di poter visitare i loro atelier. E Pupillo è stato il primo a rispondere a questa nostra richiesta. Sapevamo, lo conosciamo da tanto tempo, abbiamo deciso di dedicare questa sala, che prende il nome di Sala degli Artisti, dove abbiamo già tenuto in passato diverse mostre. Abbiamo avuto i vedutisti veneziani, gli artisti della galleria di Pino Casagrande, abbiamo avuto le incisioni di Walter Rossi e 2RC, quindi abbiamo avuto già un certo numero di iniziative. Questa, che inizia quest'anno, è particolare. Comincia con delle mostre, con una mostra di opere di pittori romani per il momento, e andrà avanti con una frequenza ogni 2 mesi, quindi 6 l'anno, che non è male per un circolo come quello degli esteri, che non ha come funzione esclusiva quella di fare mostre. Noi facciamo tante altre cose, dalle riunioni istituzionali allo sport, agli incontri con i diplomatici stranieri e così via. Quindi Presidente, noi siamo felicissimi che il Presidente Fausto Bertinotti abbia deciso di inaugurare questa mostra, di essere presente a questa inaugurazione. Ringrazio moltissimo il professor Gallo, che è l'autore poi del catalogo che vedete sul tavolo, e vorrei esprimere un grande ringraziamento a tutti voi per essere venuti qui stasera a questa apertura, a questo vernissage. Ciao, grazie mille, se il Presidente può rivolgere un saluto e dire alcune parole ne saremo felicissimi. Grazie, buonasera. Credetemi, sono totalmente incolpevole. Anche il rosso non l'ho scelto io, l'ho depositato nelle mani, non ho fatto io i danni all'autore, e siccome non li ho fatti fisicamente non intendo farglieli neanche esteticamente, quindi me ne guardo bene da dirvi delle cose sulla qualità artistica delle sue opere. Io semplicemente volevo congratularmi per l'iniziativa di portare qui anche a un circolo così, diciamo, autorevole, prestigioso a Roma, l'arte. Cosa non così scontata, vero? Non così scontata, e dunque meritoria. Se volessimo introdurci anche nelle vicende drammatiche di questi giorni, credo che l'inno alla bellezza costituisca, certo, non un antidoto definitivo, ma comunque una condizione necessaria contro la violenza, la distruzione, la devastazione della morte. Il professor Gallo illustrerà la qualità artistica di queste opere. E io vorrei soltanto, ne parlavamo prima col professore, esprimere un apprezzamento non solo per l'ingresso dell'arte qui ospitata, ma di questa arte. Come vedete, si tratta di pittura astratta, se così possiamo usare una categoria molto lata. Ed è una buona cosa, perché a Roma, dicevamo, una qualche, diciamo, autocritica sul modo con cui è stata considerata l'arte astratta forse andrebbe fatta. Certamente dalle mie parti sarebbe assolutamente necessaria. Il professore parlavamo prima di come un tentativo assai coraggioso nell'immediato secondo dopoguerra, guidato da Dorazio e da altri pittori che sperimentavano contro l'opinione prevalente dalla parte da cui discendo, diciamo, una estetica, è stata senza grandissimo successo. E quindi non dico che sia una riparazione, ma insomma un'attenzione che dice che ogni volta che si vince un pregiudizio nei confronti di qualunque manifestazione creativa, qualunque essa sia, si fa una buona cosa. Buona serata. Grazie. Ma io con grande piacere questa sera presento questa esposizione di opere di Salvatore Pupillo,
alla presenza, diciamo, dell'ambasciatore Vattani, del nostro presidente Bertinotti, con cui prima appunto abbiamo introdotto una partita, diciamo così, di introduzione che aveva un certo sapore storico. Siccome io vengo dalla sua stessa parte, anch'io mi vengo e sono stato coinvolto, diciamo, in un dibattito che oggi può sembrare così ameno e può sembrare un fatto salottiero, ma quando avvenne, diciamo, scavò nelle carni, scavò, diciamo, negli intelletti, nei cuori, perché posa una questione non di secondaria importanza. E quando artisti che si rifacevano, diciamo, alla sinistra culturale, al Partito Comunista, prendevano una strada che non era quella, diciamo, apprezzata da un uomo assolutamente straordinario, un uomo che era Parmenio Togliatti, che dedicava la prima parte della giornata alla cultura. Cioè, e questo, voglio dire, al di là di quello che si dicesse o si facesse, non sarebbe male che qualcuno lo riprendesse. Cioè, Togliatti la mattina si occupava di vie nuove, dell'unità, del calendario del popolo, di rinascita, e se ne occupava come lui riteneva di potersene occupare, di doversene occupare, con i suoi giudizi, con i suoi pregiudizi, con le sue avversioni e con le sue, diciamo, propensioni. L'astrazione, dopo un certo momento culturale, diventò, diciamo, una sua avversione, nel senso che lui riteneva che l'arte che non avesse una capacità storica di letteratura laicorum, come si era detto per secoli, cioè di essere l'insegnamento per quelli che non sapevano leggere, per cui l'immagine doveva assumere il ruolo che la scrittura per tanti non poteva avere. Allora, lui che si poneva un problema di riportare masse anche analfabete, anche, cioè, in un contesto, diceva: ma l'arte astratta a cosa mi serve? No? Non mi serve, e anzi, in una querela più asta, diciamo, di quello che poi sarebbe diventato un contrasto est-ovest, diventava, diciamo, un'arte antoperaia. Invece alcuni artisti, diceva il presidente giustamente, Bertinotti, Dorazio, Scialoia, Consagra, Carlo Accardi, San Filippo, invece poneva il problema che l'arte e l'impegno dell'arte non dovesse essere quello di servire l'hic et nunc, ma di tracciare una strada più lontana, una strada più ampia della liberazione intellettuale, della liberazione morale e quindi dell'edificazione estetica. Diceva Dorazio, cioè l'arte è la frontiera lontana del linguaggio, è il momento più lontano rispetto a cui poi gli altri linguaggi seguiranno, no? Perché l'arte, dicevano questi grandi maestri, non deve servire il momento di oggi. L'arte deve essere libera, deve essere... E allora, non è che Scialoia dice sì, figurativi no. Per disgrazia lo diceva un altro grande, che è grande ed è rimane grande come Guttuso. Cioè, che voglio dire, era il consigliere, diciamo, di Alicata, il consigliere di Doia, per cui diceva... No, questo momento no. E certo, in un momento difficile della storia del mondo fu una grande lacerazione, ma è merito degli astrattisti avere resistito senza dire non è un tradimento dell'arte, ma è l'arte che prosegue un cammino che gli viene da lontano, da un'indicazione che paradossalmente possiamo far risalire a un'intuizione di un grande frate calabrese che si chiamava Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore diceva che l'umanità dovrà attraversare tanti stadi, capire la figura, capire le immagini, ma verrà un giorno in cui basterà lo Spirito Santo, cioè l'immaginario puro. Ed è questa l'astrazione. L'astrazione è la liberazione del colore, la liberazione, diciamo, del disegno dall'immagine, dalla rappresentazione immediata. E quindi una cosa che non rappresenta un'immagine, una figura, cosa rappresenta? La libertà. Cuius regio, eius religio, cioè ognuno mette nell'opera una parte di se stesso. Beh, Pupillo, diciamo, viene da questa tradizione importante romana, però devo dire che nell'attualità romana è un po' solo, perché a Roma, diciamo,
l'aspetto figurativo continua a essere, diciamo, importante, ed è importante che ci sia figurazione e astrazione, che ci sia arte tradizionalista e arte innovativa, che ci sia sperimentazione e recupero del passato, perché questa è la libertà moderna, cioè tanti linguaggi e tante storie personali che si uniscono. Qua, come vedete, c'è una pittura soffice, una pittura vellutata, ed è l'immagine proprio profonda di questo artista che lavora sul colore, sulla suggestione del colore e quindi sull'innamoramento e la desiderabilità che il colore possa avere. È un cammino di libertà. Grazie mille. Apprendere soprattutto al professore, che ne ha parlato così diffusamente, che in questo circolo abbiamo fatto fare la pace tra gli uni e gli altri, perché abbiamo Pupillo e Consagra nel e Guttuso all'uscita con Garibaldi, e quindi lì il monito di rileggere la storia. Ne posso fare una, cioè c'è stato un grande quadro di Guttuso che è stato osannato prima perché era comunista ed era I funerali di Togliatti. Che meraviglia! Ora I funerali di Togliatti, ma che schifo! I funerali di Togliatti sono il più grande quadro scenografico di pittura di massa che sia stato fatto nel Novecento. Per me è degno di stare col quarto stallo di Bellezza Volpedo e di stare con l'entierro del Conte di Orgaz del Greco. Dobbiamo liberare anche la critica dal pregiudizio. Prima sì, perché doveva essere sì, poi no, perché doveva essere no. No, io dico, dobbiamo liberare l'arte dal contingente, dall'immediato. No, non sono un come si capisce, sono un profano, ma approfitto dell'essere comunista per dire che secondo me non è un bel quadro. Lo dice perciò senza nessuno. Benissimo. Siamo d'accordo comunque che lui è di parte, perché è siciliano come tutti.